Trebimedia con Marco Gabrini, direttore sportivo della Vanoli Braga. Testuali parole fuori onda: sono scoppiato, ho la pressione a 6.000. Sì, lo ribadisco, ma a te trema la mano però. A me trema la mano, c'è l'emozione di una gara che è stata emozionante e finalmente il tabù della vittoria in casa dopo 7 mesi e mezzo è stato sfatato. Sì, è stata una vittoria, una grande vittoria, importantissima, in un momento tra l'altro particolarissimo della stagione. È partito Bon, ci sono altri assestamenti a brevissimo come tutti sapete, e quindi era veramente importante una reazione di questo tipo della squadra, soprattutto in casa. È venuto nel migliore dei modi, anche con la giusta adrenalina data dall'espulsione dal tecnico Fal di Cincerini, che ha reagito male, era molto nervoso. Sommato ha riattivato anche il Palasport, il grande lavoro della squadra in tutte e due le metà campo di gioco, con questo gran lavoro veramente di tutti i giocatori in campo, con la giusta dose di protagonismo per ognuno di loro. Questo è un grande segnale e dobbiamo prendere ciò che noi abbiamo fatto vedere questa gara e continuare il lavoro ogni giorno in questo modo. Tartiuzis, professionista esemplare fino all'ultimo, con la tripla del libro cuore della vittoria. Ha fatto una gran gara quest'oggi, ha dimostrato di tenerci alla nostra squadra e naturalmente è un segno di altissima professionalità e gliene siamo grati. Sta facendo una grande gara. Marco, a me la Vanoli Braga è piaciuta molto questa sera, al di là della vittoria. Scelte difensive completamente nuove che Elia Antonio all'intervallo ha sottolineato a Telecolor, e qualcosa in attacco al di fuori dell'uno contro tutti. Guarda, come dicevamo prima, quando lavori di squadra in tutte e due le metà campo c'è la giusta distribuzione delle responsabilità, tutti si sentono protagonisti e anche se il tabellino dice che qualcuno è emerso più di altri, credo che da segnalare questa sera ci sia proprio questo dato importantissimo, che tutti hanno collaborato in tutte e due le metà campo e questi sono i risultati. Quindi sicuramente questo è un dato da leggere e da portare avanti, perché poi la nostra forza deve essere questa. Leggiamo anche i 6 punti in classifica. Scusa? Leggiamo anche i 6 punti in classifica. Leggiamoli. Montegranaro ha vinto a Pesaro. Eh sì, questa è la nota dolente della giornata, Teramo ha perso. Ma adesso l'importante comunque, come dicevamo, è quello di trovare il gruppo che da qui alla fine della stagione lavorerà assieme e quindi lavorare ogni giorno in palestra per continuare su questa strada che abbiamo visto questa sera. Ringraziamo Marco Cabrini al microfono di Trebimedia. Grazie Marco. Trebimedia con Jasmin Perkovic, una partita difficile, difficilissima. Ti è toccato molto spesso André Smith, hai giocato difensivamente molto molto bene. I tried today, my job was to stop him because he is the best player. I think I did a good job with the whole team, with all other players, so I think we made a pass on that. They didn't use him a lot, so at the end, you know, when it's tight result, when you don't have a ball, I think we did a great job. Ha detto che ha giocato contro un giocatore molto forte, ha fatto del suo meglio e soprattutto però conta il risultato che è arrivato, perché Cremona ha vinto la partita. Dopo 7 mesi, after 7 months, una vittoria al Palaradi. Quanto è importante? Sì, yeah, first win here in front of our fans, so it's much much easier for us. Con la prima vittoria davanti ai propri fans ha reso tutto molto molto più facile. L'inserimento di Laiti è stato positivo, la prima partita del nuovo arrivato. Yeah, first first game with us after 3-4 days, he played very very well, so I hope in the next games he will do the same. Ha detto che la prima partita è stata molto positiva e che nella prossima potrebbe fare anche le stesse cose. Un ultimo pensiero a Michalis Kakiouzis, con lui ha giocato molto bene, probabilmente è stata la sua ultima partita, la giocata davvero professionista. Yes, I mean today he was, I can say, joker from the bench, not joker, but we need, you know, from other players when they come from bench to score, to play great, and he today did a great job. Come tutti quelli che sono arrivati dalla panchina, hanno fatto una grande partita e un grande lavoro. L'espulsione di Cinciarini ha cambiato la partita in positivo per voi. His bad decision, that was his bad decision, you know, the score of 6 free throws and after dunking, but fans stand up and we show up, I say, our character, and we
change the result in our for us. È stata una decisione che ha penalizzato la squadra, che ha subito 7 di liberi e una schiacciata da parte di Rose, poi però in fase della palla radia hanno spinto la squadra alla rimonta. Grazie a Jasmin Perkovic per 3B Media. Grazie. Grazie. 3B Media con David Lighty alla prima partita in maglia Vanoli Braga, subito una prova convincente. Your first game with Cremona, just a good play for you. Oh yes. A good game. Yes, very happy that we got the win, you know. I'm all about winning, so whatever I can do to help the team win, I'm happy. Molto soddisfatto di quello che è successo, soprattutto anche della vittoria. Ti abbiamo visto molto inserito dentro la squadra. You improve immediately your all offensive and defensive scheme. How Coach Kaya give you the possibility of a good play? So Kaya say you are a very intelligent player, that you understand the game. Yes, yes. I mean, he just told me to be aggressive, attack, make plays, and play hard. And I think that's what I do. And as long as I can help my teammates as much as possible and, you know, learn the offense more and more, hopefully we get better and better. Kaya ha chiesto di giocare molto duro, lui l'ha fatto, e quello che sta imparando in questa partita, che imparerà che prossimamente tornerà utile per giocare sempre meglio. L'impatto con il pubblico di Cremona, your impression about the public of Cremona? It's great. The fans came out and supported us, and I loved it. They were really excited about the game, and you know, when they're excited, it makes me excited on the court. Un grande pubblico che l'ha molto eccitato, lui ha avuto molto piacere a giocare per questo pubblico. Adesso la classifica dice Cremona 6 punti, the third win of the season for Cremona. Another play with Pesaro next Sunday. Another important match, la prossima gara con Pesaro è ancora più importante. Yes, yes, it will. We just got to take it one week at a time, one game at a time. And if we focus each week, I think we can hopefully get a win like we did here tonight. Ha detto che se è una partita a settimana, loro devono mettere a fuoco ogni singola partita e alla fine possono ottenere risultati come quelli di questa sera. Thank you a David Lighty per 3B Media. Grazie. Thank you. Sacripanti con 3B Media. Beh, i miei grandi complimenti a 3B Media per tutto quello che fanno per la pallacanestro, per la passione che ci mettono e che cercano di dare e di diffondere questo bellissimo sport a tutti quanti. Un saluto a tutti, tutti i fans di Cremona. È un buon Natale a tutti, soprattutto che sia sereno in questo mondo un po' difficile. Prendiamoci qualche giorno dove ci rilassiamo un attimo e magari pensiamo alle cose più importanti rispetto a una partita persa o una vinta. Grazie. Ciao mille a Pino Sacripanti. Grazie.